Buongiorno a tutti. Questo è un dizionaretto di termini filosofici. Ebbene, sotto la P si parla di pelagianesimo, di percezione e poi si va a performativo, costantivo e peripatetici, eccetera, eccetera. Manca in questo dizionaretto il termine perfezione e il termine perfezionismo di quel movimento filosofico di cui io sono il padre, partendo da chi già ha detto come grande filosofo che questo è il migliore dei mondi possibili. Io non solo ho riconosciuta la verità profonda di questa asserzione, ma ne ho fatto il mio fondamentale credo, arrivando a dimostrare che in effetti noi esistiamo all'interno di una assoluta perfezione che proprio come perfezione è uno stato così assolutamente perfetto da essere lo stesso assoluto esistere di un qualcosa che è talmente in equilibrio da essere come un gran mare che è con una calma piatta e nella cui acqua manca ogni ondeggiamento, proprio grazie all'assoluta perfezione tra tutti gli opposti che rendono zero il vibrare di questa onda, di questa superficie piatta. Perfezione è dunque l'equilibrio assoluto in cui non puoi affermare una cosa se non affermi simultaneamente anche la presenza di quella diametralmente opposta. In tal modo hai messo in piedi, diciamo così, un'onda in cui attraverso un avallo rendi possibile l'alto dell'onda, come l'azione e la reazione connessa nella stessa unità formata dalle due parti quando si moltiplicano tra di loro. Quando si sottraggono tra di loro arriva invece la calma piatta dello zero. Zero e uno sono i due termini a monte di questa perfezione, perché sono l'essenza di ciò che esiste in potenza sulla base di qualsiasi cosa assimilata a una entità cui sia possibile dare un numero, e quindi come la potenza n elevato a 0 il cui risultato è 1 e l'esponente 0 che è posto decisamente all'esponente ed indica la mancanza assoluta di squilibrio, ossia l'equilibrio tra un indice più 1 e un indice meno 1 che è 0 nella somma. Poiché n elevato a 1 è n e n elevato a meno 1 è un ennesimo, n elevato a 0 si divide nel prodotto tra n e il suo inverso ennesimo. Da questo prodotto scaturisce l'unità. Invece, se noi osserviamo soltanto gli indici che compongono lo 0 e sono dati da più 1 e meno 1, la somma 0 tra più 1 e meno 1 è risolta proprio nella quantità 0 legata alla somma degli indici. E in ciò si vede la relazione che esiste tra l'equilibrio unitario tra due inversi n e un ennesimo
che sembra una inversione, e invece l'essere più uno e meno uno, che sembra invece essere una divaricazione dello zero in due valori opposti, più uno e meno uno, che sono zero nella loro somma. Ma come vi potete rendere conto, sia quanto ha il suo equilibrio in zero, come la somma più 1 e meno 1, sia quando invece si riferisce alla potenza in base 0, e allora diventa la contrapposizione di due risultati uguali ed opposti tra di loro, inversi come n e ennesimo, di fronte a queste due cose che sembrano diverse, riandiamo alla stessa entità che si presenta una volta soltanto nell'indice e un'altra volta in quell'indice come una potenza basata su una base n qualunque, purché diversa da zero. Ecco, noi ci rendiamo conto a questo punto che, essendo il nostro sistema perfettamente in equilibrio, anche se in apparenza è lasciato a se stesso, quell'equilibrio sostanziale tra tutto quanto esiste dinamicamente si presenta contrapposto in due azioni inverse tra di loro, come l'azione e l'azione uguale contraria, tutto ciò esiste ed è il segno di una profondissima condizione di equilibrio che esiste attraverso due forme contrapposte di squilibrio. Ma che esistano l'una e l'altra non è un segno assoluto di mancanza di equilibrio, ma indica semplicemente che l'equilibrio si sta esercitando tra due valori opposti, che in natura, riferendoci a un'onda, può essere tra il basso e l'alto dell'onda, e invece sotto il profilo umano può essere quello che sia divisibile nel bene e nel male. Il bene e il male fanno parte della stessa onda e l'equilibrio è assolutamente imprescindibile, perché in ogni ambito, anche in quello morale dei giudizi come bene e male, anche in questo opera in assoluto l'equilibrio. Quindi, se noi vogliamo andare a configurare la condizione assoluta che esiste nel nostro mondo, che è quella dell'equilibrio, noi dobbiamo riferirci ad un mondo che è perfetto nel suo equilibrio, per quanto sia espresso attraverso apparenti squilibri relativi. È importante o non è importante che ci siano questi squilibri? Per esempio, sotto il profilo morale ci sono alcune religioni che prevedono che il fine ultimo dell'uomo sia quella assoluta mancanza di ogni cosa, perché si è ricondotti in un equilibrio assoluto simile a quella calma piatta del mare, ossia la sintesi che toglie di mezzo gli eccessi in un verso o nell'altro, come il bene e il male, e li sintetizza nella loro componente, che è tale da annullare entrambi i due contrapposti. Se noi facessimo questo, noi andremmo contro alla stessa natura dell'uomo, perché il nostro essere, che vediamo benissimo quando attraverso l'elettroencefalogramma cerchiamo di dare una forma alla nostra attività cerebrale, ci accorgiamo che è un'onda. Se noi trasformassimo questa onda in un'onda piatta, arriviamo a configurare lo stato della morte. La mancanza di squilibri significherebbe per l'uomo la sua morte, in quanto l'uomo è proprio un soggetto che esiste in un contesto relativo,
in cui esistono due enti in relazione tra di loro, che sono uno opposto all'altro e che consentono a questo punto una bella avventura tra il minimo e il massimo, tra il pessimo e l'ottimo, e possono esaltare al massimo ogni vibrazione dell'animo, come il passaggio da una condizione diabolica a una celestiale. La natura dell'uomo vibra più o meno in condizioni legate proprio a questa vibrazione che, a seconda dell'equilibrio, è composta da un basso bassissimo che arriva a un alto altissimo. Per riferirci a chi si dichiarò figlio stesso della perfezione, ossia di Dio, abbassati ora perché sarai alzato. E questo implica nella nostra storia umana una precedenza di un prima e di un poi. Se le cose prevedono questa condizione ora e un poi opposto a questa condizione in atto, è evidente che i beati in questo mondo non sono coloro che stanno facendo esperienza dell'alto dell'onda, ossia del possesso, ma della povertà di ogni cosa, della mancanza di ogni cosa, perché saranno costoro che sono in basso ora a essere alzati poi in eterno, con questa differenza tra le due condizioni, una opposta all'altra, quindi una momentanea, fugace, avente dunque una fine, e quell'altra che, essendo proprio opposta a questa, non ha più una fine ma è eterna, non è più fugace ma esiste in maniera indefinita. E quindi a questo punto il bilanciamento tra le due fasi di questa vita, che in questi termini avrebbe un prima e un poi, presenta un prima che è secondo una certa durata a termine, mentre invece la seconda parte è quella dell'opposto di quanto è ora, che è infinita. A questo punto, abbassati ora che sarai alzato poi, e suggerisce un abbassati in questo frangente limitato e minimo della vita di ora, perché in questo modo, su questa base precisa, poi sarai alzato in eterno. E si vede benissimo che se questa vita fosse veramente così, noi saremmo in una vita perfetta sotto il profilo della relazione umana vivibile tra una condizione positiva e una condizione assolutamente infelice. Ma ogni ragionamento di tipo ideale deve riferirsi anche a una condizione più terra-terra, proprio più messa in relazione agli argomenti della fisica. E a questo punto noi ci rendiamo conto benissimo che se consideriamo il mondo fisico, esso è proprio il dominio dell'equilibrio, esercitato per momenti di contrapposti squilibri e che quindi nel suo contesto sommario si rifà alla perfezione di un equilibrio che lo rappresenta, anche quando appare una contrapposizione assolutamente difficilissima da attuarsi. Provate a immaginare una particella che in fisica si chiama elettrone, che ha una velocità incredibile, e a immaginare che essa sia attratta dal suo centro di gravità. Essa ha un equilibrio tra
la fuga della particella per la tangente e la continua caduta proprio equilibrata al massimo verso il nucleo. Al massimo infinitamente, perché per quanto noi si sperimenti nella lunghezza e nella durata della nostra vita, in cui esistono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di giri di questo elettrone attorno al suo nucleo, c'è un tale equilibrio che la particella seguita a orbitare, anche se poi questo fenomeno è giudicato non un orbitare dai fisici, ma un apparire qui e là, come se non appartenesse ad un'orbita, ma a un modo disorganico di apparire. Ma brevemente io rivelo che questa tesi dei fisici, attraverso la quale gli elettroni sembrerebbero non orbitare, è contraddetta clamorosamente quando si fotografa sulle bolle una particella e la si scorge proprio come una spirale che va al punto. Se non fosse così, non avremmo una spirale. E invece è una spirale. Quando questa componente di rotazione è vista in modo perpendicolare alla linea che ci presenta la massa, e quindi è vista soltanto come luce in transito, vediamo benissimo che la componente rotatoria nella sezione appare semplicemente come un andare su e giù con un diametro, e quando voi componete questo movimento su e giù per il diametro con un avanzamento, diventa l'immagine di una onda perfetta, armonica, e a questo punto vi rendete conto che l'immagine avuta della luce, che è perfettamente ondosa, non è altro che la componente tra una rotazione e una traslazione, e non tra un comparire di qui e di lì senza che esista un'orbita, ma un orbitale. Ecco, quindi quando la fisica sta attenta a tutte le sue osservazioni, valutandole in modo corretto, allora ci si accorge della perfezione grandissima che esiste proprio nel momento elementare della sua natura. Perché provate a immaginare miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di rotazione che siano sempre costrette a girare attorno al centro di gravità della particella, e vi dite che sarebbe una cosa eccezionale, ma non lo è, poiché tutte le particelle di tutti gli atomi sono legati a questa condizione elementare di equilibrio che alla base stessa della natura noi dobbiamo immaginare che è l'equilibrio, è un perfetto equilibrio, la componente fondamentale. Che poi ogni elettrone in tal modo equilibrato realizzi un atomo in cui ci sono una quantità enorme di elettroni che tutti sono formalmente espressione di questo equilibrio, che questi atomi, che sono poi regolati da una perfetta scissione in vari atomi, tutti quelli di ferro sono così, tutti quelli di ossigeno sono così, e c'è un eccezionale ordine. Quando partite da questi atomi e li componete tra di loro formando le molecole, e poi dalle molecole attraverso vari agganci tra una parte e l'altra arrivate a comporre corpi più complessi e poi ancora più complessi,
e poi a un certo grado di complessità. Nasce in apparenza la vita tra questi enti così complessi. Vi dovreste porre una domanda: è possibile che una conseguenza che si appoggia su un tale fondamentale equilibrio a tutti i livelli della sua composizione poi possa esorbitare da un perfetto equilibrio? La risposta mi sembra chiara: è impossibile, anche se noi, osservando nel tempo minimo, vediamo in atto sempre due squilibri che ci appaiono uno dopo l'altro, semplicemente perché noi non siamo in grado mai di afferrare una equazione considerando compresenti i due termini dell'equazione, ma proprio analizzando questa verità noi consideriamo prima l'uno e poi consideriamo l'altro, e a seconda della nostra considerazione noi mettiamo in atto un prima e un poi in una equazione che è vera di per sé stessa e che non presenta alcun tempo, ma il tempo entra in atto proprio quando noi consideriamo prima il primo membro e poi il secondo membro. E vi siamo costretti, perché in questa natura noi, al centro di questa natura complessa che si è divisa in forme elettromagnetiche e materiali antimateriali, avendo una percezione relativa, possiamo osservare la materia grazie all'azione prioritaria ed elementare dell'antimateria, così vediamo il moto nel tempo della materia. Possiamo vedere il moto nel tempo dell'elettricità se lo poggiamo sulla base del movimento del campo magnetico. In effetti la corrente elettrica è generata dall'uomo proprio attraverso una costretta rotazione di un campo magnetico, e allora succede che un filo circolare messo all'interno di questo campo magnetico è interessato da un movimento elettrico tale che se il campo magnetico ruota in senso orario, nel filo c'è una corrente che ruota nel senso opposto, antiorario. Noi, non potendo vedere tutto, ma costretti a vedere una sola cosa, perché abbiamo una percezione relativa, il che indica che noi siamo costretti a vedere una cosa messa in relazione a un'altra che esista prima, poiché noi, dovendo vedere un complesso a due in modo relativo, l'uno all'altro e l'altro all'uno, poiché la cosa prioritaria sempre nel nostro contesto è la priorità del moto dell'antimateria, noi vediamo sempre, e tutti quanti noi uomini, l'antimateria come quanto sia messo in relazione al primo moto, che essendo il primo, e poiché noi vediamo in secondo ordine, non possiamo scorgere. Allora in questo modo tutto il complesso, che è un complesso a due, è immediatamente diviso in due dinamiche opposte e noi possiamo scorgerne solo una. È per questo che nella nostra natura noi siamo costretti a vedere correre e spostarsi solo la materia, mentre l'antimateria sfugge alle nostre possibilità di essere scorta. Però qualche volta a livello atomico accade di che un antimateria di una particella chiamata positrone entra immediatamente nel campo che è un campo cui appartiene solo l'elettrone, e immediatamente la presenza dei due opposti tra di loro si risolve nella loro somma
e le due forme associate, corporee, diciamo così, della materia e dell'antimateria spariscono come se proprio dalla loro somma ritornasse ad essere uno zero che indica l'assoluta perfezione del loro essere bipolare. Ecco, in questi termini, vedendo noi il mondo così come è oggi, in un modo unilaterale, perché scorgerlo in modo relativo significa scorgerlo solo poi, solo dopo l'esistenza di un altro termine. Dei due, materia uguale antimateria, noi ci regoliamo sulla dinamica per scorgerne il movimento. E la dinamica è legata al ciclo 10 di ogni unità di misura nella nostra fisica. Non vorrei ripetermi, ma devo spiegarlo, perché noi che vediamo in modo elementare lo spazio in relazione a tre linee, perché è lo spazio atomico che nella sua quantità unitaria di masse è espressa dalla potenza 10 per 10 per 10, ossia 10 al cubo. È un 10 che agisce tre volte e quindi agendo tre volte si presenta come una potenza uguale a 10 elevato al cubo. 10 elevato al cubo è uguale a 1000. Significa che tutte le masse decime dell'unità, comprese dentro un volume cubico unitario, essendo nel loro lato, in ognuno dei loro dati, la presenza un decimo del lato, sono la parte millesima del 1000. E quindi il 1000 è la quantità unitaria delle masse presenti dentro l'unità dello spazio. Nel nostro caso, quello che ci serve a determinare le unità di misura della fisica, abbiamo un decimetro cubo di acqua che ha nel metro il suo ciclo unitario 10 e quindi, immaginando che nel metro ce ne siano 10 in totale, 10 al cubo fa sì che nel metro cubo ci siano esattamente 10 al cubo unità date linearmente dal decimo. Ecco, quando noi immaginiamo che esista questa potenza di 10 al cubo, noi dovremmo considerare direttamente sempre questa potenza. Ma se questa è l'azione prioritaria costruita dal ciclo 10, noi non possiamo vedere questa tut court. Perché? Perché questa è l'azione. Noi possiamo scorgere solo la reazione, ossia quanto sia uguale e contrario a tutto ciò. E poiché 10 al cubo è una potenza basata sul 10, attuiamo senza accorgercene il logaritmo decimale di quella potenza, che è l'operazione opposta a quella della potenza. Infatti aggredisce una potenza e ne cancella la base, tanto che il logaritmo di 10 al cubo si risolve nel 3. Ecco, in questo modo noi, partendo dall'unità della massa, arriviamo in un modo relativo, uguale e contrario, alle tre linee X, Y e Z, che sono gli assi perpendicolari, perché legati da contrapposizione reciproca, e il contrapporsi in questa nostra natura è visto come perpendicolarità, e arriviamo a capire che le dimensioni unitarie dello spazio sono quelle tre che corrispondono al logaritmo decimale di 10 al cubo. Quindi, quando noi abbiamo capito che il 3 rappresenta l'unità, a livello del logaritmo decimale di 10 al cubo, ci rendiamo anche conto che è da questo che dobbiamo far risalire il ciclo unitario.
ciclo che, essendo composto da due opposti tra loro, e devono essere due calcoli opposti, se noi partiamo dal 3, possiamo farne uno dividendo il 3 per 3, il che lo risolve in una unità. E possiamo mettere in campo l'opposto calcolo di 3 diviso 3, mettendo in campo il calcolo di 3 moltiplicato 3, perché il prodotto è l'operazione inversa alla divisione. Quindi l'onda che presenta i due opposti, di cui uno è 3 diviso 3 e l'altro è 3 per 3, è un 1 più 9 e si presenta come il ciclo 10. Noi siamo tenuti a osservare il ciclo 10 come il ciclo unitario che riguarda la massa, perché abbiamo visto che il 3 si rifà alla totalità della massa quando essa è unitaria e compie un ciclo unitario che è pari a 10 volte questa massa. E ci accorgiamo che quando la fisica, attraverso gli illuministi francesi, vollero che tutta la fisica, visto che noi usiamo il calcolo decimale, fosse espressa da unità decimali, la fisica fu piegata a quella verità che è la verità fondamentale su cui essa stessa poi si pone a livello matematico per poter essere percepita in base a regole perfette. Ne risulta che noi vediamo il mondo usando regole perfette, che sono quelle della matematica. La matematica si mette in mezzo e, essendo una scienza autonoma, perché è astratta, tutti i rapporti eretti a numero, numeri che possono essere riferiti a tutto quello che vogliamo, per cui, non so, 5 possono essere mele, pere, emozioni, tutto quello che volete, noi, facendo i calcoli matematici, estrapoliamo da tutta la nostra natura relativa la sintesi assoluta rappresentata dal numero. Ed ecco che quindi il calcolo numerico ci consente di mettere all'esame i rapporti in se stessi che ci sono tra tutte le mele, perché non ci occupiamo più del fatto che sono mele, e quello che riguarda una mela rispetto a 10 mele è la stessa cosa di quello che riguarda un formaggio rispetto a 10 formaggi, o una massa rispetto a 10 masse, o ogni cosa che si voglia. Per fortuna che esiste la matematica, che ha delle regole tutte sue, ed essa, scoperta vera, scoperta automatica, è un possibile riferimento oggettivo che il nostro cervello può usare per fare corrispondere alla verità di relazioni della matematica la verità oggettiva di tutti gli oggetti, perché sono conformi ai rapporti tra i vari numeri che evidenziano questi oggetti nella loro sintesi astratta e valida per ogni cosa. Se non ci fosse la matematica, il nostro cervello non avrebbe un valore automatico sul quale appoggiare la sua capacità di percezione. Ma essendoci essa, ecco che il nostro cervello, quando ha un'immagine del mondo, ce l'ha in relazione proprio alla perfezione della matematica. E quindi, ancora una volta, la nostra osservazione di un mondo apparentemente non perfetto, perché è visto solo in una fase della sua esistenza e non nel suo complesso, è visto solo in quello che accade a una sola persona e non in relazione a tutte le persone di ieri, di oggi e di domani, che formano un tutt'uno quando noi togliamo di mezzo il tempo. E noi lo dobbiamo togliere di mezzo, perché il tempo è soltanto la condizione limite della nostra umanità, che, dovendo usare dei numeri e avendo trasformato il numero n, che indica
in modo astratto ogni possibile numero, da quello infinitamente grande a quelli più piccoli, 2, 1, eccetera, ha individuato all'interno di n solo il numero 10 come il numero base. E da questo vedete benissimo che il nostro contenuto di masse che sono presenti è ricondotto a 10 al cubo masse unitarie, ma esse sono 10 alla n. Se noi abbiamo un valore unitario che è 10 al cubo, con il quale misurare travasando poco alla volta tutto il 10 alla n in questo 10 al cubo, facciamo la stessa cosa di quando ci mettiamo nel mare, prendiamo il nostro secchiello e con esso, riempiendolo, lo travasiamo sulla spiaggia. È un processo infinito che però indica che il tempo che impiegherebbe una quantità infinita di travasi è messo in atto solo dal nostro contenitore, quel secchiello che è troppo piccolo. 10 al cubo è il nostro secchiello ed è troppo piccolo. Automaticamente ciò comporta che il nostro esame dell'esistenza è fatto per singoli tempi. E è evidente che se noi osserviamo solo un piccolo tempo di una vita, una piccola durata di una vita, potremmo osservarne in una persona vivente un fortissimo mal di denti che questo soggetto patisca in un certo momento e sostenere che la nostra vita non è perfetta perché c'è quel mal di denti lì. Ecco, noi se siamo condizionati così tanto dalla visione momentanea che, a cui siamo costretti dal nostro sistema di calcolo poggiato sul 10, quando il numero è infinito, noi possiamo attribuire una condizione esistente nel presente solo a quella che è nel nostro secchiello. Ma non è così. C'è il mare, anche se noi possiamo averne a disposizione solo per la parte che riempia il nostro momentaneo secchiello. E se c'è il mare e in un secchiello c'è chi soffre e in un altro secchiello c'è il momento di chi si sta esaltando in una copula, vediamo benissimo che ci può sembrare un mondo estremamente squilibrato, perché da una parte c'è una profonda miseria, dall'altra parte c'è un profondo essere felici di una esaltazione momentanea che è la presenza simultanea di questi due contrapposti stati potrebbe ricondurci alla osservazione che questo nostro mondo è imperfetto, mentre invece è assolutamente perfetto perché va valutato nella sua interezza. E vi esprimo a che livello porta la perfezione di questo sistema unitario che noi stiamo osservando nel tempo, poco alla volta messo in relazione al nostro piccolo contenuto quantitativo legato al nostro cosiddetto presente, e che è un contenuto che rientra in generale, visto che noi agiamo avendone la possibilità, non solo noi, ma ogni forza ha la possibilità di mettere in atto la sua forza accelerando una massa. Ogni parte della fisica che noi vediamo oggi è il risultato di forze contrapposte. Ci sono nel campo morale forze buone e forze malefiche, e noi, vedendo spesso che quelle malefiche sono superiori a quelle benefiche, arriviamo a dire: questo mondo non è giusto, non è perfetto proprio per l'esistenza di questi elementi negativi. Ma abbiamo visto all'inizio, se non ci fossero elementi negativi ed elementi positivi, non ci potrebbe essere neanche la differenza di potenziale tra il basso dell'onda e l'alto dell'onda.
Quando noi ci avvaliamo della tensione di 220 volt, è solo proprio la tensione che va da un meno 11, come il basso di un'onda, e il più 11 come l'alto dell'onda. La differenza del potenziale elettrico tra il basso e l'alto determina la forza, diciamo, dell'onda. E noi, rinunciando a un'onda profondissima nel suo basso, che poi è altissima nel suo alto, toglieremmo di mezzo proprio il massimo della potenza che potrebbe avere l'uomo nella sua capacità di vibrazione, passando da una condizione infelice, che duri poco, che abbia il termine della vita umana, a una condizione eternamente felice ed esattamente contrapposta con un altissimo messo in relazione proprio al bassissimo vissuto in questa vita e giudicato come una condizione ingiusta. Certo, a questo punto bisogna arrivare a capire che questo che accada dopo la morte sia reale, sia vero e non sia solo il sogno di chi nel desiderio di vivere oltre la sua morte immagina e si prefigura un al di là tutto ideale che poi non corrisponda alla verità del nostro essere. E bisogna sconfiggere l'idea della morte. Il perfezionismo, ossia la teoria filosofica che fa parte al mio essere filosofo e che, come vi ho fatto vedere prima in questo libretto, non è nemmeno considerata ancora oggi, nonostante che siano oramai circa più di un decennio che io l'ho enunciata, questa teoria vince la morte, ma in un modo talmente certo e rassicurante che tutti quanti voi fareste bene a considerarlo, perché vi togliereste dalla testa l'idea di una morte nel preciso momento della morte corporea, una morte dello spirito. E ve lo spiego, sono costretto a spiegarvelo. L'essere ha i due modi di essere, uno in potenza, l'altro in atto. È in potenza, visto che è regolato sul ciclo 10, come 10 elevato a 0. Diventa in atto quando quello 0 si divide nel più 1 e nel meno 1 e si pone come quel prodotto contenuto in 10 elevato a più 1 meno 1, che diventa 10 moltiplicato 10 elevato a meno 1, ossia diventa 10 decimi. La condizione dei 10 decimi, che sembra povera perché ha questo rapporto riguardante il 10 e riguardante il decimo, non è affatto una condizione minima, ma massima, perché il 10, come ho cercato di spiegarvi, è la sintesi di tutto quanto vi sia come ciclo assoluto riguardante tutto l'essere che potrebbe avere un indice n infinitamente più grande del numero 10. Alla base di tutti i numeri n esiste proprio il numero 10 nel suo rapportarsi, tanto che 10 moltiplicato 10 dà 10 al quadrato e che noi percepiamo come 2 attraverso il logaritmo decimale della potenza di 10 elevato al quadrato. Ma tutti i numeri, per quanto possano essere degli indici n grandissimi, hanno il loro fondamento, questo valore assoluto dato dalla base 10. Quindi il rapporto diviso tra 10 e decimo, che però è moltiplicato tra di loro, il che annulla la divisione, riconduce all'unità, ma in un modo differenziato come l'interazione esercitata tra due opposti assoluti, che essendo assoluti sono ogni possibilità esistente di contrapposizione.
proprio per la natura assoluta che ha sia il 10 sia il contrapposto decimo. Quindi, se abbiamo quindi l'essere diviso in essere in potenza come 10 elevato a 0 e l'essere in atto come il prodotto di 10 per un decimo, se questo è il rapporto per come è in potenza e come è in atto, ed è in atto come il massimo modo di essere differenziati in 10 decimi, e quindi ci rendiamo conto che esistiamo in questo contesto, esso è un contesto infinito, proprio per la natura assoluta sia del 10 sia del decimo. E in un contesto di contrapposizioni infinite esiste un sistema integrale di tutto il possibile che si presenta proprio come una continua divisione per due nel suo formarsi, diciamo così, nel tempo. Se noi lo osservassimo a mano che questo rapporto entra in atto, dovremmo dire che i due indici, uno di quanto esiste in atto come il valore della potenza e il valore 10 alla 0 come ciò che è in potenza, si combina tra l'1 e lo 0 e combina in un primo tempo la condizione che 1 si è diviso in 1 e 0 e lo 0 si è diviso in 1 e 0. Poi questi quattro valori si dividono per 2 a loro volta e si dividono per 2 a loro volta. Insomma, alla fine del tempo di queste divisioni, quando oramai esiste tutto, è la condizione limite, noi abbiamo che esiste tutto, ma in forma, diciamo, disaggregata per ordini verticali, ciascuno dei quali può essere concepito come il fondamento programmatico di ogni vita. Come esattamente un DVD che, se è sottoposto a una visione che tenga conto di alcune regole di software e di un hardware che possa rappresentarlo, si trasforma in un possibile mondo visto in cui esiste l'azione, esiste la massa, il tempo, lo spazio e un soggetto pensante. Ci sono discorsi, ci sono pensieri, c'è la filosofia, ci sono valori morali e sono tutti espressi alla base da quelle quantità messe in fila di 1 e 0 che formano la cosa in sé del DVD, che è un progetto di vita che può essere osservato come vita, ripeto, in un televisore che poi lo mostri. Ecco, se questo è ciò che esiste e c'è nel fondamento tutto quanto il comporsi unitario di tutto il possibile, la verità di quanto riguarda ciascuna delle fila è una verità organica che non può prescindere dall'unità del sistema, che coinvolge tutte quante le altre file complementari a una sola. Da una parte abbiamo una fila, dall'altra parte abbiamo tutte le n fila che possono essere considerate come il prossimo di una fila. Perché se ora a una fila è toccata la sua unicità, diciamo il suo secchiello per riempire il grande mare infinito di questa unità infinita, se a ciascuno è toccato una minima possibilità di percepire all'interno del complesso una possibile storia di vita, e quella sembra tristissima, sembra costretta alla condizione infelice di un'assoluta mancanza di giustizia, perché ci sono degli orchi che attentano alla sua vita, c'è un diabolico intervenire che uccide la vita innocente, che la usa e la abusa e ne fa di tutti i colori. Se questo è quello che accade nell'esame spicciolo di una sola fila, essa non vale mai di per sé, valgono anche tutte le altre, e il contributo che daranno tutte le altre, perché lo stanno dando già ora ma noi non lo vediamo,
è proprio quel contenuto di riequilibrio che è messo in atto quando la stessa vita è divisa in due dinamiche, perché noi, avendo diviso un unicum dato da materia e antimateria o da magnetismo e elettricità in una percezione unilaterale solo di una in base all'altra, noi abbiamo creato una momentanea percezione di una vita in cui si muove la materia e si muove la corrente elettrica, che però fortunatamente arriva fino al termine di questa esperienza unilaterale, perché in quel preciso momento tutto si ribalta, il sistema intero mette in atto una vera e propria resurrezione dello spirito e il soggetto vivente in questo verso elettrico è proprio come se avesse trovato uno specchio per essere rimandato indietro nel tempo a rivivere tutto quel sistema di ordini che era stato visualizzato nell'apparire di una libertà personale fattiva. Da questo momento la vita, per come è percepita da questo spirito vivente che è stato mandato a osservare non la dinamica fattiva, ma la dinamica disfattiva dell'esistenza, tanto che la materia, per effetto dell'antimateria, annichilisce e tutto quello che è in atto, diviso tra materia e antimateria, è riportato sempre alla condizione precedente al suo stesso esistere dissociato in materia e antimateria. È questo il processo che già ora stiamo sperimentando, perché nel momento in cui tutta la nostra esperienza unilaterale ha il suo completamento, che è quello della morte, da quel punto di vista in cui apparirà che tutto quello che era in potenza si è messo in atto, interviene una fase, quella preliminare, che fa arretrare quello che è in atto, riportandolo tutto in potenza di essere, fino a questo attimo della vita, in cui ciò che è in essere nel futuro come un puro progetto di esistenza è visto e creduto essere in atto in relazione a una mia libera volontà e non al ritornare tut court in quella stessa lettura del progetto che già oggi io faccio e mi dà l'impressione che io sia libero di scegliere la mia vita. Io non sono libero di fare altro che osservare i miei ordini, quella sequenza di 1, 0, 1, 0, 1, 0 che poi porterà alla mia conoscenza, il mio stesso essere dotato di una sua volontà fattiva che vede è in grado di operare. Perché alla sintesi della volontà fattiva di ciascuno c'è un ordine, 10 diviso 9, e come questo ordine è eseguito attraverso la possibilità di eseguirlo, c'è la possibilità di eseguire quello che in apparenza è un risultato scontato. Noi quando agiamo nella vita e vogliamo attivare la nostra libertà, non facciamo altro che ripetere questo calcolo nella nostra mente, che è un calcolo che ha un risultato tutto unico, che è l'unico calcolo che è relativo alla nostra operazione. A noi può sembrare il libero esercizio della nostra volontà, ma è solo il libero esercizio dell'ordine che noi stiamo eseguendo. Noi, come un qualsiasi personaggio di un'opera altrui, tipo Renzo e Lucia all'interno dell'opera altrui di un Manzoni, che hanno ricevuto dal Manzoni il dono, apparentemente libero e soggettivo, di una capacità di scegliere la vita a seconda del loro volere. E se prescindiamo dal fatto che sia un'opera obbligata dalla stesura che ne ha fatto il Manzoni, noi possiamo credere che nella loro
lotta tra un volere e l'altro siano liberi di ottenere risultati in un modo o nell'altro. Ma l'unico risultato che è sempre messo in relazione a singole forze è la componente matematica di quelle forze. Se ciascuna è simile a un vettore, noi componendo la nostra apparente volontà fattiva, la nostra forza alla forza altrui, legata alla fattività altrui per come è forte, come abbiamo una unica risultante dalle due forze vettoriali, così abbiamo scontato un unico risultato nella vita che ci appare. Quindi il nostro andare a vedere la nostra vita futura non è altro che andare a leggere il disegno mettendolo formalmente in atto. E quindi la nostra libertà non è altro che quella di osservare che cosa contiene il sistema probabilistico nella nostra fila di ordini in un massimo ordine, perché questa è stata la disaggregazione estremamente ordinata. Non ci sono due file uguali e non ci sono nemmeno fila che mancano. Esiste veramente tutto. E questo è quanto noi indichiamo con Dio. Quel totale che esiste è un potere assoluto all'interno del quale questo assoluto si è messo in un atto formale e apparentemente vitale come un io singolo. Perché il nostro essere fondamentale, su cui ci basiamo noi nel nostro essere relativo, è proprio quella forza che è una sola e appartiene a tutto il sistema, anche se poi è disaggregato nelle singole forze che mettono in atto tutta l'infinita disaggregazione di ciascuna, in cui ciascuna appare configuratasi una forza decisionale. Ecco, in questo contesto, noi, se agissimo in relazione alla nostra volontà che potrebbe portare a un mondo messo in relazione proprio a noi, così come possiamo fare o abusare, noi avremmo il risultato assolutamente caotico. Ma dobbiamo invece considerare che l'interazione tra tutte le forze porta a un definitivo equilibrio, che finito il modo in cui noi vediamo tutta la vita andare così, messa in relazione al moto spirituale che l'ha fatta rientrare tutta quanta dal suo essere in atto nel momento della morte, al momento precedente, che è questo nostro, in cui quello che manca ancora nella mia vita è ancora tutto in potenza. È stato quello che era nella condizione in atto ad arretrare nella condizione in potenza. L'evento fondamentale, basilare, secondo le linee del magnetismo e dell'antimateria, che hanno annichilito questa realtà nel suo essere in atto, facendola ritornare al suo essere ancora in potenza. Ma sapendo ciò, io posso confidare sul fatto che ho in potenza di vivere, ma semplicemente il mio disegno fino al momento nel quale lo ultimerò e a questo punto arriva finalmente la mia libertà. Perché il riconfluire da tutto ciò che è in atto nella mia vita al centro gravitazionale del tutto che esiste tutto in potenza, ogni fila di ordini sarà messa in condizione finale e definitiva di percepire il tutto come il suo. Un fiumicello che derivi dalla stessa sorgente insieme a tutti gli altri fiumi, ritornato alla sua sorgente, non è obbligato a ritornare nuovamente in quel fiumicello, ma da quel punto della sorgente potrà scegliere quale fiume
realizzare con il suo flusso. Voglio dire che, essendo quello che abbiamo dall'altra parte uguale contrario a questo, noi possiamo confidare nel dominio di tutto, proprio in relazione al nostro attuale momento ennesimo di tutta la vita N. Perché? Perché l'unicità del sistema, il suo uno, dividendosi per l'entità di ciascuno, come proprio risultato della divisione 1 diviso un ennesimo, darà per risultato ad ogni ennesimo la quantità n. Ossia, è questa semplicissima operazione matematica che vi può confortare, facendovi capire che questa vostra vita ennesima, che potete giudicare ingiusta, squilibrata, non perfetta, invece, proprio poggiandosi sul suo essere ennesimo e così relativo, mette in atto, a causa dell'unità fortissima del sistema, che il sistema si divide questa volta proprio per questo ennesimo di ciascuno e ha per risultato relativo a ciascuno proprio n. Ogni uno di noi avrà il dominio personale di tutto il sistema e potrà sceglierne all'interno la compilation di tutto quanto è buono, santo e giusto, messo in relazione alla vita reale che ciascuno avrà avuto. Per cui ecco come il basso che c'è nella mia vita può essere equilibrato da un alto, ma in un modo glorioso, perché se il basso è toccato solo a me, io avrò in quell'alto tutto quanto è toccato a tutti gli altri. Ecco come la nostra vita è perfetta ora e ciascuno di noi dovrebbe lasciarsi fare dagli eventi che la provvidenza gli manda, perché essa è perfetta e punta sulla croce soggettiva in modo tale che ciascuno elabori all'interno di se stesso il Dio dei valori, che poi consentirà a ciascuno di scegliere finalmente libero quale delle fila è una fila che riequilibra infinitamente il suo basso avuto ora, perché da una parte c'è un io momentaneo che fa soffrire solo per un momento, anche lungo un'intera vita, ma dall'altra parte c'è un alto formato dal bene che esiste in tutta la vita, ma scelto a uno proprio da ognuno di noi, che diventando il sistema intero assume la onnipotenza di Dio e all'interno di tutto il possibile può gioire in eterno, scegliendo che cosa mettere in relazione alla sua vita reale come quel suo contraltare che eternamente vinca sulla croce di ciascuno. Quando le cose sono essenzialmente così, esse sono perfette. Non c'è più nessuna accusa possibile al mondo di una imperfezione, perché ogni croce soggettiva che ciascuno di noi sperimenta e che di per sé potrebbe essere giudicata ingiusta, ha invece un compenso eterno quando, passando dalla visione solo unilaterale, espressa nella direzione della massa materiale e elettrica che si muove, ed è una percezione unilaterale, tirando in ballo quell'altra che esiste già ora, perché è la causa di questa, quando noi vedremo intervenire veramente quell'altra, essa ci ricondurrà, come già ora ci sta riconducendo, ma noi lo vediamo al contrario, in quell'essere in potenza
a riacquistare l'assoluto potere di 10 elevato a 0 uguale 1, uguale tutto il sistema integrale. Ecco, questa teoria filosofica che io ho cercato di sintetizzarvi più che potevo, ma in modo da darvi anche il modo di capirla, è la sola che è una risposta soddisfacente, perché toglie di mezzo ogni possibile squilibrio momentaneo che esiste nel mondo, riequilibrandolo con un modo talmente ampio, trascendente la vita di ciascuno, perché riguarda tutto il prossimo, e soddisfacente da essere veramente una situazione divinamente soddisfacente. E quindi tutte le religioni che attualmente hanno come contraltare alla vita umana un giudizio divino che comporti a un malessere eterno da parte di chi non si sia saputo comportare, sono giudizi, sono veri e propri giudizi erronei e da correggere, perché se il sistema 1 è onnipotente ed è perfetto e io attraverso il perfezionismo vi ho dimostrato la estrema perfezione di tutto ciò, non può essere altro quello che io vi ho detto a livello di filosofia, la stessa forma attraverso il quale, la quale il sistema alla fine supererà quella percezione momentanea che abbiamo oggi. Quindi tutte le fedi dovranno essere regolate da questa espressione filosofica del perfezionismo, perché a monte di ogni cosa esiste veramente un Dio perfetto e onnipotente, assoluto, che proprio in quanto assoluto esiste nei due modi contrapposti, uno in cui è unico e ideale, l'altro in cui è molteplice e reale ed è attivo e presente in ciascuno di noi, in cui il valore unitario si è crocefisso proprio come la figura di Gesù Cristo, che si definì figlio di Dio, si crocifisse, si fece fare inchiodare sulla croce, a impersonare quello che accade oggi, in questo momento, nella vita di ognuno. Ognuno di noi è l'ente assoluto che esiste in tutto il sistema e che ha assunto lo specifico del limite di ciascuno, della croce di ciascuno. Quello visto in Gesù è quello che accade oggi in ciascuno di noi, ma ognuno di noi oggi, vedendo la croce, non arriva ancora a capire che la croce oggi è il presupposto assoluto del superamento globale da parte di ogni uomo della croce, con il libero concorso dello spirito soggettivo di ciascuno che ha deciso la sua singola vittoria a modo assolutamente libero e tutto suo. Perché questa è la bellezza del sistema. È un sistema di libertà assoluta. Il sistema delega a ciascuno di noi la assoluta capacità di superare la sua battaglia attraverso una vita sperimentata in tesi e antitesi. Il riscontro incrociato della vita fatta nella sua entrata e nella sua uscita è simile a quel perfetto bilancio che, se lo fa un commercialista, mette in grado il commercialista di fissare con certezza quale sia il guadagno di ciascuno. Ecco, ciascuno di noi sta operando questo perfetto sistema di esperienza diretto in due dinamiche uguali e contrarie, una successiva all'altra,
E quando si uscirà dall'avere sperimentato tutte e due, sarà quella vita diabolica di oggi che si sarà annichilita in un purgatorio e si presenterà pura e santa nel suo risalire alla condizione iniziale attraverso la linea di tutti gli apparenti antenati fino al primo tra tutti, a quel virtuale Adamo descritto dalla Bibbia.